Giunta in Calabria per prendere parte alla convention dei conservatori e riformisti europei in corso a Villa San Giovanni, Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Meloni, non si è sottratta alle domande inerenti al delicato tema della revisione del reddito di cittadinanza all'indomani dell'attivazione della piattaforma che incrocia domande e offerte di lavoro, fornendo i primi numeri e un identikit di chi già ha aderito. La situazione del reddito di cittadinanza, come si sta affrontando le problematiche? La piattaforma tecnologica è partita ieri, 1° di settembre, a oggi abbiamo alle 9 di mattina di questa mattina avevamo più di 10.000 richieste, questo vuol dire che non solo la piattaforma funziona, ma questo è per noi un'ulteriore conferma e certezza del percorso, però c'è anche interesse da parte di chi ha pensato nelle prime ore di partenza del nuovo sistema per l'inclusione sociale e lavorativa di fare una domanda. All'interno di questo percorso noi abbiamo inserito la sinergia tra tutti quelli che sono gli attori principali del mondo del lavoro, vuol dire il Ministero del Lavoro, l'INPS e le regioni, insieme agli enti formatori e alle agenzie private per il lavoro. Da un lato c'è tutta l'offerta formativa che le regioni possono mettere a disposizione, che ha dei numeri veramente importanti, e poi le agenzie private per il lavoro caricheranno e hanno già caricato quelle che sono le offerte di lavoro presenti sul territorio. Ecco, io credo che sia importante sottolineare il percorso e soprattutto anche l'obiettivo. L'obiettivo è stato quello negli interventi fatti nella manovra di bilancio, nel decreto 1° maggio, di da un lato garantire certezza e sicurezza e sostegno a coloro i quali sono in condizione di fragilità con l'assegno di inclusione che partirà il 1° di gennaio del 2024, e invece la prosecuzione del reddito di cittadinanza per queste tipologie di soggetti fino al 31 dicembre, e poi invece dal 1° di settembre il supporto per la formazione e il lavoro. L'obiettivo è quello di contribuire alla formazione e alla riqualificazione delle persone perché poi possano essere inserite in percorsi lavorativi. La figura, diciamo, l'identikit di chi in questi giorni sta facendo domanda ci restituisce la visione di un cittadino italiano, un cittadino che ha un'età media di 40 anni e che quindi, per quello che è il nostro pensiero, deve essere sostenuto a trovare un lavoro e non un sussidio a vita.